giornata di pareggi, la 22esima nel campionato di eccellenza. Pareggiano le prime della classe, Gioiese, Promosport e Reggio Mediterranea, vince soltanto il Brancaleone in trasferta contro la Morrone. La Gioiese si ferma sullo 0-0 casalingo contro il Rende, probabilmente risentendo anche della partita infrasettimanale di Coppa Italia Nazionale giocata mercoledì contro la Nuova Igea Virtus di Barcellona, partita finita sull'1-1 con le due reti maturate nello spazio di 3 minuti nel primo tempo, un 1-1 che lascia aperta ancora la possibilità per la Gioiese di andarsi a giocare l'1 marzo la partita di ritorno e quindi vedere se riesce a superare questo primo turno. Ma chiaramente non è facile, perché un pareggio in casalingo significa che la squadra deve andare a vincere in trasferta. Però torniamo al campionato, dicevamo dei pareggi della prima della classe. Oltre a quello della Gioiese, anche la Promosport non va al di là dello 0-0 a Bocale contro una squadra che deve cercare di fare assolutamente dei punti, perché è penultima in classifica a 14 punti e vede allontanarsi le altre. Diciamo per esempio che il Gioiosa ha 23 punti, quindi gli basterebbe un punto attualmente per poter avere i 10 punti di distacco e non disputare il play-out. Anche la Reggio Mediterranea viene fermata sullo 0-0 dal Gallico Catona, quindi anche qui una squadra di bassa classifica ferma una delle prime in testa. Gallico Catona che va a 21 punti. Invece dicevamo della vittoria del Brancaleone, ma segnaliamo anche la vittoria dell'Isola Caporicciuto, 1-0 allo Scalea, la squadra che era in seconda posizione e adesso si è fatta raggiungere dalla Promosport ed è distaccata di 3 punti proprio da Reggio Mediterranea e Brancaleone. Bella la vittoria fuori casa, anche se con l'ultima della classe, la Città di Acri del Soriano, che vince 2-0 e si porta nelle posizioni altissime della classifica. A questo punto è a ridosso proprio della zona alta, anche se sono 7 punti dalla quinta in classifica. Una domenica, diciamo, allora a questo punto di sostanza, di nulla di cambiato. L'unico risultato che dobbiamo segnalare ancora è la vittoria della Paolana contro il Sersale, un Sersale che rimane terz'ultimo a 19 punti, mentre la Paolana va a 25, quindi si allontana, in questo momento sarebbe fuori dai play-out.